Passiamo all'ultimo question time, oggetto numero 7. Interroga il consigliere Paparelli, risponde sempre l'assessore Coletta. Sì, grazie Presidente. Assessore, come lei sa, la Regione Umbria nel 2014, con la delibera 914, specificava che l'offerta dei servizi di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica in Umbria era rappresentato esclusivamente dal servizio posto in essere presso l'azienda ospedaliera di Terni, che quindi assumeva la valenza di un servizio regionale. Lei il 14 dicembre del 2021, rispondendo a una mia interrogazione in merito al ventilato allora accorpamento delle strutture complesse di endocrinologia e dietologia di diabetologia presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, asserì che parole testuali, a tutt'oggi non è stata posta in essere alcuna riorganizzazione aziendale, permanendo attive le due strutture complesse ospedaliere di endocrinologia da un lato e diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dall'altro, le cui apicalità erano state temporaneamente attribuite ad interim. Lei ribadì anche che la facoltà, ovviamente, come stabiliscono le norme, la facoltà di cambiare le schede, le apicalità all'interno delle strutture ospedaliere, siano esse aziende ospedaliere o territoriali, è solo potere esclusivo della giunta regionale. Si tratta dunque, parole testuali, le sue, di sostituzioni facente funzioni nella facoltà del direttore generale. Le apicalità rimarranno sempre le stesse e verranno quanto prima messe a bando. Ora, leggendo l'atto che recentemente avete mediaticamente pubblicizzato come riorganizzazione della rete ospedaliera, in realtà, come si evince, non è che un mero allineamento alla delibera del 2016, perché così non poteva che essere, smentendo molti suoi colleghi di giunta regionale che ha 16 colonne, diciamo, su alcuni quotidiani hanno espresso tutt'altre cose, quindi smentendo anche peraltro, diciamo, tutto l'iter della delibera dell'anno precedente, ma lasciamo da parte questa questione. In questo provvedimento, al paragrafo 5, pagina 18, si legge testualmente revisione del numero delle strutture complesse con riduzione complessiva a 20. Nella tabella successiva si riporta il numero delle strutture complesse presenti nella DGR 212 del 2016, di cui veniva previsto l'allineamento, e quelle, diciamo, attuali. A pagina 19, nella tabella codice disciplina 19, c'è scritto descrizione disciplina malattie endocrine, nutrizione e ricambio, quindi diventa magicamente un'unica struttura regionale. Peraltro la nota 1 riportata al lato della pagina 20 recita: trattasi di strutture complesse universitarie. Nella tabella C poi, mappatura delle strutture di degenza e dei servizi, programmazione eccetera eccetera, a pagina 50 si legge azienda ospedaliera di Perugia, disciplina o specialità clinica, malattie endocrine, nutrizione e ricambio, endocrinologia e malattie del ricambio, codice disciplina 19, eccetera, eccetera. Poi si legge a pagina 54 azienda ospedaliera Santa Maria, Terni, DEA secondo livello, disciplina e specialità clinica, dietetica, dietologia, in evoluzione da ricondurre al codice 19, in quanto la diabetologia è stata inserita, eccetera, eccetera. L'atto in oggetto quindi risulta, a mio avviso, contraddittorio esso stesso, quindi evidentemente c'è qualche refuso. Quindi non è stata, oppure in questo modo vengono smentite quello che lei mi disse nell'interrogazione del 2021, dove disse appunto non è stata posta in essere alcuna riorganizzazione, permanendo attive le due strutture complesse di endocrinologia e diabetologia che saranno poste, i cui primariati saranno poste, strutture complesse, saranno apicalità, saranno poste a bando. Da quando il sopra evidenziato invece sembrerebbe che il codice disciplina 19 viene applicato all'azienda ospedaliera di Terni e in pratica di due strutture complesse vengono trasformate in un'unica struttura, passando addirittura da ospedaliere ad universitarie e collocate a Perugia, se uno legge, diciamo, gli atti che sono per la verità da questo punto di vista, su questo punto un po' confusi. Quindi, certamente per inciso, la struttura complessa di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica
come dicevo all'inizio, è stata per molti anni l'unica struttura complessa con una precarietà ospedaliera stabile, regionale, stabile nella nostra regione e presente a terra. Quindi, valutato che verrebbe in pratica dato corso a quanto, almeno stando agli atti che non si capiscono bene, paventato nella mia interrogazione del 2021, e quindi, diciamo, come dire, lei avrebbe contraddetto in quel caso se stesso, mi auguro che non sia così, e valutato che, come è noto, i diabetici e gli obesi durante il Covid sono persone che si sono ammalate di più, sono quelli più finiti più spesso in rianimazione, che l'obesità rappresenta oggi uno dei maggiori problemi di salute pubblica, addirittura economisti sanitari ed esperti ormai sono assolutamente concordi che il tema della diabesità, cioè quello dell'obesità più diabete di tipo 2, deve essere assolutamente prioritario nella cura delle patologie. E queste due importanti patologie non possano e non debbano essere disgiunte per gli effetti che hanno sulla vita delle persone e sulle generazioni future, considerato che le due strutture complesse ospedaliere esistenti presso l'ospedale di Terni, se non abbiamo letto male, mi auguro di aver letto male o comunque che sia stato scritto male, vengono di fatto trasformate in un'unica struttura funzionale universitaria, quindi disattendo quando lei dichiarò nel 2021, e peraltro non tenendo conto neanche del fatto che il Consiglio Comunale di Terni si è espresso più volte in maniera unanime di tutte le forze politiche con la finalità di mantenere integralmente l'identità del servizio di dietologia, nutrizione clinica e diabetologia e dall'altro quello di endocrinologia, disconoscendo in questo modo, diciamo, anche quello che ha fatto la massima assise cittadina. Quindi tutto ciò premesso, le chiedo se corrisponde al vero questa volontà di accorpamento della struttura complessa di endocrinologia e diabetologia, nutrizione clinica, ex strutture ospedaliere, in un'unica struttura complessa universitaria, e se corrisponde al vero la volontà di collocare questa struttura a Perugia come unica struttura complessa regionale. Grazie. Prego, Assessore. Presidente, allora, si precisa che le due strutture complesse di endocrinologia e diabetologia erano già destinate nella programmazione precedente, come affermato appunto dal consigliere Paparelli, a confluire in un'altra, come si evince dai seguenti atti. Nel protocollo d'intesa tra la Regione dell'Umbria e l'Università di Perugia, il GR 528 del 2015, nel Dipartimento delle Specialità Mediche comparivano la struttura complessa di endocrinologia e quella di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, con la seguente annotazione: ad esaurimento, quindi, confluisce nella struttura complessa ospedaliera di endocrinologia. Allegato C, pagina 3. Nella DGR 212 del 2016, cioè l'adeguamento al DM 70, provvedimento generale di programmazione di adeguamento e dotazione di posti letto ospedaliere accreditati pubblici e privati ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale, attuativo del regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi all'assistenza ospedaliera, DM 2 aprile 2015, numero 70. Adozione compariva appunto per l'azienda ospedaliera di Terni una sola struttura complessa nella disciplina di dietetica, diabetologia, allegato A, pagina 26, dell'allegato B, pagina 29. Quindi era già prevista dalla delibera 212-2016 che diventasse una struttura unica. Nell'attuale programmazione di cura di GR 1399-2023 è stata mantenuta la struttura complessa inserita nella dietetica e dietologia, pagina 54, tabella C, confermando la programmazione precedente. Tuttavia, al fine di ricondurre la struttura complessa alla disciplina corretta, è stata inserita la nota in evoluzione da ricondurre al codice 19, laddove il codice di disciplina 19 ha come descrizione malattie endocrine, nutrizione e ricambio. Nel successivo protocollo generale d'intesa tra Regione dell'Umbria e Università degli Studi di Perugia, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, decreto legislativo 21 dicembre 99, 517, del DPCM 24 maggio 2001, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, è stato siglato in data 20 aprile 2015 successive modificazioni e integrazioni.
sostituzione dell'allegato C adottato con DGR 59 del 30 gennaio 2023. Tale struttura, denominata endocrinologia, andrologia e malattie del metabolismo, è stata prevista a direzione universitaria. Se corrisponde a verità che c'è un'unica struttura a livello regionale? No, non è così. Nel protocollo generale di intesa tra Regione Lombardia e Università di Studi di Perugia, in attuazione dell'articolo 1 appunto e tutte le leggi successive, in sostituzione appunto del legato C adottato con DGR 59 del 30 gennaio 23, sono state previste due strutture complesse: endocrinologia e malattie del metabolismo con sede a Perugia, struttura complessa, endocrinologia, andrologia e malattie del metabolismo con sede a Terni, sempre struttura complessa. Quindi in Umbria ci sono due strutture complesse incardinate, una nella azienda ospedaliera di Terni e l'altra nell'azienda ospedaliera di Perugia, ma comunque rimangono due strutture complesse. Grazie. Prego per la replica, consigliere Pavarelli. La devo correggere, assessore, non è che rimangono due strutture complesse, c'è stato col protocollo una moltiplicazione da questo punto di vista delle strutture complesse, perché quello che era a Terni, all'azienda ospedaliera, centro unico regionale che teneva insieme, diciamo, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, è diventato magicamente, diciamo, con la accorpata la endocrinologia, ma è diventato una duplicazione, quindi alla faccia che il protocollo doveva servire, diciamo, come poi non è stato, alla razionalizzazione, alla semplificazione, ai dipartimenti e, come avete detto, all'eliminazione dei duplicati, delle cose. Invece laddove, siccome il protocollo d'intesa è stato una mera spartizione delle apicalità tra mondo ospedaliero, quindi regione e università, e ho avuto modo di scriverlo alla faccia del merito, perché almeno noi avevamo ricevuto il decreto Balduzzi per cui tutti avrebbero dovuto essere sottoposti a procedura di evidenza pubblica, quelli che diventano apicali, che diventano precari, diventano primari, non solo, ma di volta in volta tra regione e università si sarebbe dovuto scegliere, diciamo, l'eccellenza migliore. Invece in questo modo abbiamo messo in campo un sistema rigido che, in cui il merito si va a far friggere, quindi se abbiamo, come dire, delle non eccellenze, chiamiamole così, dal punto di vista universitario ce le dobbiamo sorbire, perché ce le indicherà il rettore, non è che parteciperanno a un qualche concorso. Quindi questa è la strada che ha scelto la giunta regionale, una strada che impoverisce complessivamente la sanità umbra. È una strada che manda a far friggere il merito, e nello specifico, diciamo, assistiamo a un ulteriore impoverimento della sanità territoriale ternana e dell'azienda ospedaliera di Terni con questa, diciamo, duplicazione che ha poco senso. Se aveva senso nel 2016 poi accorpare, assessore, ad esaurimento diabetologia, dietologia, nutrizione clinica con endocrinologia, poi tra il 2016 e il 2022 non è che lo potete, diciamo, tirar fuori solo quando vi fa comodo, c'è stato qualche cosa che si è chiamato Covid per due anni, che ha prodotto, diciamo, anche la necessità di un cambio di rotta, e uno dei cambi di rotta è quello che descrivono economisti sanitari, esperti in politiche sanitarie, sociologi e clinici, che sono concordi, come dicevo prima, nell'affermare che il tema della diabesità andrebbe trattato diversamente, separatamente da quello dell'endocrinologia, dandogli quell'importanza, diciamo, che merita. Quindi su questo punto, così come avete introdotto, diciamo, il terzo polo nel fare l'allineamento alla delibera del 2016, potevate apportare qualche migliore correttivo di quello che avete fatto, piuttosto che utilizzarlo come alibi. Grazie.